Radio Radicale, siamo con Francesco Verderami del Corriere della Sera per parlare della vicenda della spia russa e anche sui riflessi che ci saranno sulla cosiddetta guerra dei vaccini. Tu oggi hai pubblicato un articolo sul Corriere della Sera molto interessante che riguarda un po' tutti i retroscena delle mosse dei leader politici sui vaccini, citando anche Zingaretti. Allora, innanzitutto che ne pensi di questa vicenda e della spia e soprattutto che riflessi avrà nella politica italiana e nella guerra dei vaccini? Beh, sulla vicenda della spia intanto bisogna attendere per capire meglio. La prima cosa è capire da quanto tempo erano sulle tracce di questa operazione di spionaggio, intanto verificarne la fondatezza, ma soprattutto capire il timing di questa operazione, che scatta in un momento in cui è chiaro che la partita geopolitica si gioca in questo momento sulla battaglia al Covid. Ed è altrettanto chiaro che questo governo si fonda in politica estera su una linea europeista e atlantista. Ora, all'atto della formazione di questo governo, la gran parte degli analisti si è soffermata su questa frase di Draghi, pronunciata da Draghi, sulla questione dell'europeismo, giusto per fare le pulci, e giustamente, a Salvini. E in pochi si erano soffermati sulla questione atlantica, che non è un fatto secondario. Su questa vicenda, sulle infiltrazioni in Italia, non solo di una potenza, come la Russia, ma di una ancora più forte, come la Cina, tutti hanno glissato. In realtà in Italia non solo c'era un partito russo, vari partiti russi, ma c'era anche e c'è ancora un partito cinese. Sulla vicenda specifica, secondo me, dello scontro politico interno tra gli atlantisti e gli altristi, mettiamola così, questa vicenda dello Sputnik è caduta proprio come il cacio sui maccheroni. Ora, la domanda che si sono posti a Palazzo Chigi, ma che si pongono anche nel Partito Democratico, esponenti, della stessa attuale segreteria di Letta, atlantisti, è: perché mai invocare lo Sputnik quando ancora non è stato certificato e quando la produzione dello Sputnik comunque non garantirebbe in là nel tempo dosi sufficienti per rifornire l'Italia? Ecco, sullo Sputnik si sta giocando un'altra partita all'interno dei partiti di maggioranza, dove l'appoggio a Draghi è tutt'altro che scontato, è tutt'altro che chiaro. C'è la vicenda Sputnik e c'è quel sottile passaggio che ogni tanto si avverte sulla questione della linea di continuità di questo governo rispetto al governo Conte. Ecco, questi sono due temi che fanno capire come all'interno della maggioranza ci sono blocchi di potere del precedente governo che non accettano e che, contrastano l'azione e questo governo. Blocchi di potere individuabili in? Beh, questi poteri individuabili in chi fino a poco tempo fa
stava a Palazzo Chigi, e non è un mistero che non solo stavano a Palazzo Chigi, ma rappresentavano quella corte attorno alla quale, che si stringeva, attorno a corte. Quindi certo, lei cita Zingaretti nell'articolo, tu citi Zingaretti nell'articolo? Sì, io cito Zingaretti che nell'intervista a Maria Teresa Meli per il Corriere della Sera con precisione chirurgica parla di Sputnik, ma ed è, diciamo, il modo in cui il governatore del Lazio, fino a ieri segretario del Partito Democratico, come dire, fa emergere un'azione a favore dello Sputnik che era già cominciata con l'assessore regionale alla sanità e con il fatto che si stesse sperimentando lo Sputnik allo Spallanzani. Tutte cose che erano state notate non solo a Palazzo Chigi, ma al Nazareno. Quindi, diciamo, le differenziazioni stanno anche nel Partito Democratico. Ho capito. Su Salvini non c'è da dire nulla? Salvini, per esempio, quando aveva cominciato a citare lo Sputnik, aveva ricevuto un alto là da parte di Draghi e, diciamo, si era un po' quietato. Naturalmente, appena Zingaretti ne ha parlato, lo ha citato anche Salvini. Peraltro questa vicenda dei vaccini è piuttosto singolare, perché girano tutti questi signori che offrono lotti di sieri non si sa bene come, ma vorrei ricordare che ieri, e secondo me non è casuale, il capo della Protezione Civile ha ricordato, anche perché il caso Zingaretti si unisce al caso De Luca in Campania, ha ricordato che gli acquisti li fa l'Europa, non le regioni. Non le regioni, certo. Ecco, questo è un altro oggetto di... Non è un richiamo secondario, ecco. Ho capito. Quindi secondo te la vicenda potrebbe creare più sconquassi di quelli che... La vicenda è come quei fiumi carsici che scompaiono, ma sotto ho capito, va bene, sotto si scavano solchi. Bene, io ti ringrazio, grazie a Francesco Verderami del Corriere della Sera.